Una scuola di pensiero che si sta sviluppando in Centrafrica con Varan, la scuola che è arrivata lì, nella persona di Daniel Calcaterra e di Boris Longin, che sono due registi che insegnano lì e che hanno aperto questo filone, insomma, di storie raccontate lì da giovani per la prima volta registi, che quindi hanno frequentato la scuola per imparare gli strumenti del narrare, e quindi ci sorprendono con dei punti di vista assolutamente inediti, no? Come sempre, quando ci si avvicina alle realtà lontane, si vedono le cose completamente in un altro modo da come ce si immaginava. No? Siamo pieni di luoghi comuni e questi film credo che mirino a cancellarli, a modificarli. Cosa si potrà fare a livello distributivo? La sala non sappiamo più cosa sia, in questo momento la sala è in crisi assoluta, tanto più con i documentari non c'è mai stata una sala in Italia, mentre in Francia sì. Quindi il nostro obiettivo è quello di poterlo diffondere nelle aree estive, cioè quando le città si svuotano e quelli che possono vanno in vacanza, rimangono i migranti e molti sono francofoni, molti sono africani e quindi forse questo sarà il pubblico finale di questo film in Italia, no? Il primo pubblico. Poi ci sono i curiosi, ci sono i cinefili che come in questo festival vengono a vederli, i film lontani, no? Che raccontano storie lontane. Ma il fatto che ci esistano e che ci siano è già una garanzia di punti di vista possibili diversi.